Radio Sua Immagine, uno speciale nel quale parleremo di loro, e sì, di tutti i santi, perché oggi è proprio la festa di tutti i santi. C'è un'altra storia di straordinaria normalità che vi vogliamo proporre. Lei è Carlotta Nobile. Carlotta purtroppo non è più sulla terra, ma ci ha lasciato questa testimonianza al fratello Matteo. Ascoltiamolo. Carlotta è stata una ragazza molto tormentata, molto profonda, molto sensibile, ma era sempre molto gioiosa esternamente. Lei fin da bambina coltivò tantissimi i suoi talenti, arrivando anche a costruire una carriera nazionale violinistica, e proprio nel momento in cui sembrava che lei potesse raccogliere tutti questi frutti di dura disciplina, di grande studio, proprio a 22 anni ebbe una notizia fortissima, una diagnosi di un melanoma. Davanti a questa notizia Carlotta reagì con rabbia. Ben presto però, nel giro di un mese, fece un percorso interiore laico molto profondo, perché arrivò dal perché a me al perché non a me, soprattutto guardando alle sofferenze degli altri, in particolare dei bambini. Il 4 marzo del 2013 Carlotta si risvegliò da un brevissimo coma, a partire dal quale lei disse poi di aver visto tutta la sua vita cambiare. Guadagnò per miracolo la fede in Gesù e nel valore salvifico della sua sofferenza. Il Papa, nella Domenica delle Palme, fece un'omelia che le cambiò la vita. Disse: voi giovani dovete portare la croce con gioia. Il Giovedì Santo ero stato a pranzo dal Papa e il Papa mi aveva detto, parlando così convivialmente, quanto sono brutte, dice, le porte delle chiese del centro di Roma sempre chiuse. Venerdì Santo, il giorno dopo, io sto in chiesa, era l'ora della pausa, dovevo chiudere, poi ho detto ma proprio ieri col Papa ho detto che non devono essere chiuse le porte, e allora no, rimango qua. All'una e mezza circa è entrata Carlotta chiedendo di confessarsi. Questa ragazza ricca di doni, malata, non disperata, alla ricerca del Signore. Io mi sarei inginocchiato davanti a lei. Per me è stata una testimonianza grandissima. La sua prospettiva era sposarsi, non era morire. E ci siamo incontrati. Per me è stata una carezza del Signore. Anche noi preti tante volte abbiamo bisogno di questi segni, no? Tangibili, per essere incoraggiati. Carlotta riuscì a scrivere al Papa quello che poi divenne il suo testamento spirituale, la lettera a Papa Francesco, nella quale appunto riferiva di essere guarita finalmente nell'anima e di voler portare finalmente la sua croce con gioia. Davvero molto importante. L'avete ascoltato, no? Carlotta ha detto: io sono guarita nell'anima. Che significa? Che per essere santi bisogna portare anche croci così pesanti? Sì, talvolta bisogna portare croci pesanti, soprattutto io credo anche in questo caso significa lavorare per la propria umanizzazione. Credo che l'obiettivo sia quello lì, diventare sempre più uomini, sempre più donne, fino in fondo, e naturalmente accettare i percorsi diversi che capitano, talvolta il destino, talvolta qualcos'altro ti propone, ma soprattutto avere questo obiettivo, diventare uomini e donne fino in fondo, è questo. Don Giordano, su Avvenire lei ha scritto proprio della santità e dell'essere giovani. Qual è questa relazione? La santità nei giovani è possibile, lo stiamo vedendo da tutte queste testimonianze. Sì, purtroppo la santità dei giovani, o almeno quella canonica, diciamo così, riguarda quelli che sono morti da giovani, perché probabilmente sono stati santi da giovani anche santi che poi sono morti in età avanzata, ma appunto non li si ricorda come santi giovani. Quindi c'è questo aspetto dell'incontrare la morte che è sicuramente decisivo e sicuramente importante, dice la totalità, un'appartenenza, una dedizione, un abbandonarsi assoluto.